Io volevo essere ricco, potente, uno squalo che divora tutto, senza rendere conto a nessuno. Non volevo sbattimenti. Aiuta tutti qui in paese, il tuo problema è Don Rosario te lo risolve. Oh, ma che uomo è sto Don Rosario? Che mestiere fa? Il santo fa! Il santo! E noi santi portiamo rispetto e devozione! Questo è un estratto di una delle mie battute. Ho avuto un ruolo abbastanza delicato in questa rappresentazione. Facevo un po' il colui che se la sbriga, cioè cerca sempre la via più facile per arricchirsi in poco tempo. E questo mio atteggiamento, cioè, mi ha fregato. Con i muri sporchi, lavatrici rotte, i soldi giusti per tirare la fine del mese, me ne vado, non scherzo. Me ne vado a Roma, a Milano, a Ibiza, dove si balla e ci si diverte. Le ragazze ti corrono dietro. Basta con questa vita mediocre, qui non si può scegliere. A una settimana di distanza dall'episodio che è successo a Brindisi, presso una scuola dove è stato fatto esplodere un ordigno, la nostra scuola ha rappresentato uno spettacolo teatrale dal titolo Quello che voglio, dove i ragazzi hanno riflettuto per un anno intero, a partire dall'ideazione del copione, poi dalla progettazione, dalla messa in campo dei costumi, delle scene, delle scenografie. Io sono straniera, ma non ingenua. Io capisco se ti chiedono al mese 100 euro. Tu in qualche modo riesci a pagarli, mica perdono la gallina con il uovo d'oro. Senti che bella musica, hai cambiato faccia, eh? Ti eri dimenticato, ma chi deve passare di qui non se lo dimenticherà e sarà pure puntuale. Questo è un pezzo mio perché, cioè, ricordava che un ragazzo doveva venire a prendere un pizzo. Un pizzo sono soldi estorti. Nessuno può essere burattino di qualcun altro, perché nella vita reale ognuno deve essere per sé. Il mio personaggio è Giuseppe, che rappresenta un ragazzo che, diciamo, che un artista di strada. Non credo che sia opportuno parlare di queste cose in piazza, la piazza ci interecchia. Il mio ruolo era della negoziante, che dovevo dire ai due personaggi che queste cose non dovevano essere dette fuori in piazza. Guarda che si continua a salire il prezzo, mi trovo un altro pusher. Questo è il mio personaggio, è del liceale, esattamente non aveva un nome. Io dovevo prendere e dare i soldi di una consegna di droga. Se mi facevo vedere finivo nei guai. Il teatro, parlando di droga, serve per esempio a non diventare un dipendente, fumatore o criminale. Ma come? Porto un po' di allegria in questa piazza, avete da ridire? Non sono peggio le vostre chiacchiere a tutte le ore? Il mio personaggio, Mehdi, è un negoziante che è vivace, allegro e che balla molto e ha un negozio di hi-fi. Ballando davanti a tutti, all'inizio ero un po' in ansia, ma poi dopo ho visto che piaceva al pubblico e mi sono pure esaltato. Penso che il teatro delle medie andrebbe diffuso maggiormente, perché ha una serie di utilità e di risorse, soprattutto umane prima che tecniche, quindi non solo legate alla rappresentazione, non solo legate allo studio di una parte, ma soprattutto perché c'è comunque un mettere in gioco le emozioni. Mischietti, sveglia alle 6, schiena sacrificata nei cantieri, testi spaccati sui libri, basta! E se non me le fai girare, ti porto anche te il porto. Prende davvero in maniera fortissima i ragazzi, ma anche i professori, perché anche noi abbiamo le nostre emozioni. Questa storia è stata creata e ideata in classe dopo ampie discussioni su i più diversi
argomenti, per cui a un certo punto ha preso l'abbrivio questo tema. In questa piazza ciabattino ero e ciabattino resterò, e finché mi faccio gli affari miei e non do fastidio riesco a campare. Mi chiamo Cristian e il mio personaggio si chiamava Nicola, interpretavo la parte di un ciabattino che aveva scoperto un omicidio di un ragazzo che aveva creduto di fare il furbo contro la mafia e per quello l'avevano tipo giustiziato. Quale volta, vero gente che lo vogliamo sapere? Io ero Teresina, la perpetua di tutta la piazza, e sapevo ogni cosa di quello che faceva la gente. Ed è stato, diciamo, un po' divertente fare questa parte, anche se a me non piacciono le pettegole. Povero Frank, avrà bisogno del nostro aiuto. Spero di poterlo andare a trovare spesso, perché un fratello è fratello sempre. Io nella recita ero un ragazzino come tutti, il mio nome era Vincenzo e sono stato un ragazzino che doveva fare delle scelte, aiutare anche le persone a lui vicine, come appunto il fratello maggiore che in questa battuta era appena andato a denunciarsi. Tutto pronto, pagare e no guai. Nello spettacolo ero uno che facevo le mosse di Tai Chi. Inizialmente con poca autostima, ma poi via via sempre più con grande interesse, con grande passione, fino al culmine, insomma, dello spettacolo. Quella sera per me ha significato molto, nel senso che comunque ha segnato un pezzo della mia vita, è stato molto delicato, ci sono state un sacco di emozioni allo stesso tempo, a volte non si riusciva a parlare, ma ce l'abbiamo fatta. Nella scuola media far teatro vuol dire condividere qualcosa che sia dentro, condividere una parte di sé con un gruppo di amici, con un gruppo di compagni, con gli insegnanti. Ma chi ti ha rovinato la vita? Hai fatto tutto tu! E poi, chi è che ti ha messo una pistola tra le mani? Avevi altre scelte? Sì, certo che avevo altre scelte! Disubbidire! Così sarei tornato a casa in un sacco di spazzatura, depositato fuori la porta! No, non avevo scelta!